Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Hello bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo in un video tag che non portavo da tipo 6-7 mesi ormai, perché è stato il secondo o il terzo video che ho caricato su questo canale. Quindi, dato che mi piace rispondere alle domande, ho deciso di fare un altro video tag. Inoltre vi dico già da adesso che ho intenzione di fare un prossimo video ask dove appunto voi mi fate le domande e io rispondo. Quindi se avete delle domande in particolare che volete farmi, fatemelo qua sotto e risponderò in un prossimo video ask che uscirà prossimamente. E inoltre mi scuso tantissimo se sentite la mia voce strana, ma sono raffreddatissima e fino da ieri ne avevo davvero poca di voce. Comunque ragazzi, scherzi a parte, io direi di iniziare subito con il video. Quindi prima di iniziare vi invito a lasciare un bel pollice in su e se arriviamo a 30 like porterò un prossimo video tag. La prima domanda è: dormi con le porte dell'armadio aperte o chiuse? Beh, dormo con le porte dell'armadio chiuse, anche se in camera mia, come potete notare, non ho un armadio perché è piccola, quindi l'armadio sta tipo qua fuori. Poi magari un giorno vi farò il tour della casa. Poi, prendi gli shampoo o i saponi dagli hotel? No, cioè sì ma no, nel senso li prendo ma li uso, non me li porto a casa come souvenir di viaggio, diciamo. Domanda numero 3, dormi dentro o fuori dalle lenzuola? Beh, dipende, se fa un caldo della madonna che si schiatta di caldo, ovviamente dormo fuori dalle lenzuola. Invece se fa freddo, come in questi giorni, dormo proprio... cioè, pure i cuscini c'ho addosso, talmente dal freddo. Hai mai rubato un cartello stradale? Questa è una domanda formidabile. Fatemi sapere se qua sotto nei commenti avete mai rubato un cartello stradale. Io al momento ancora no. Domanda numero 5. Ti piace usare post-it? No, in realtà non li ho mai usati e penso che mai li userò perché... li trovo abbastanza inutile, preferisco mettere le semplicissime promemoria sullo smartphone e appunto ricordarmi le cose così. Domanda numero 6. Hai mai tagliato i coupon per poi non usarli? Ho tagliato dei coupon, soprattutto quelli del McDonald's, non so se vi è mai capitato che vi danno appunto i coupon con delle offerte del Mac. E no, non mi è mai capitato di non utilizzarli. Forse alcuni, però in realtà altri sì. Cioè per esempio se c'era l'offerta di una cosa che non mi piaceva, l'offerta l'ho lasciata là e non l'ho utilizzata. Quindi direi di sì, insomma, in un certo senso. Domanda numero 7. Preferiresti essere attaccato da un orso o da uno sciame di api? Bella domanda. Probabilmente nessuno di tutte e due, ma se proprio devo scegliere direi un orso, perché le api non mi piacciono troppo, diciamo, come insetti. Mentre un orso, beh, magari ti fingi morto oppure muori e basta, e lui ti lascia così, cioè. Domanda numero 8. Hai le lentiggini? Sì, e anche se non si vede, d'estate tipo c'ho la faccia piena di lentiggini, quindi poi in estate ve ne accorgerete. Domanda numero 9. Sorridi sempre nelle foto? In realtà no, so un'espressione abbastanza seria sempre, quindi anche se non mi vedete molto ridere nei video è per questo il motivo, non mi viene troppo spontaneo, diciamo. Domanda numero 10. Qual è il tuo più grande cruccio? Cos'è un cruccio? Cioè seriamente non ho la più pallida idea di cosa significhi sta parola. Vabbè, lasciamo stare. Domanda numero 11. Ti è mai capitato di contare passi mentre cammini? A chi di voi non è capitato di contare passi quando cammini? Soprattutto quando fai il gioco delle mattonelle che devi stare attento alla riga e fai 1, 2, 3, 4 camminando in punta di piedi come stessi cercando di non fare rumore per non farti acchiappare da qualcuno, tipo. Domanda numero 12. Hai mai fatto la pipì nel bosco? No. Domanda numero 13. Hai mai fatto la cacca nel bosco? No. E domanda numero 14. Ti sei messo a ballare anche se non c'era musica? Sì, mi sono messo a ballare anche se non c'era musica, tipo stamattina in classe che io e una mia amica abbiamo preso, ci siamo alzate e abbiamo iniziato a ballare, tra virgolette, cioè fare movimenti strani a caso perché non avevamo nulla da fare. Domanda numero 15. Mastichi le penne e le matite? Sì, le penne sì, le matite no perché sanno di legno, però i tappi delle gomme, delle penne, sì, mi è capitato molte volte. Domanda numero 16. Con quante persone hai dormito questa settimana? Beh, facciamo un attimo un conto. Me stessa, io, me medesima, decisamente io,
Direi un paio, dai. Domanda numero 17. Quanto è grande il tuo letto? Il mio letto è grande circa 1,80 m di lunghezza e 80 di larghezza. E sono a 2,10 m di altezza. Sì, dormo in alto because ho i letti a castello. E dormo sull'ultimo letto, che non è questo, ma è ancora più sopra. Domanda numero 18. Qual è la tua canzone preferita della settimana? La mia canzone preferita della settimana è Nothing Breaks Like a Heart di Miley Cyrus. E sì, è la mia canzone preferita. Boh, fatemi sapere qual è la vostra canzone preferita di questa settimana, perché adesso sono veramente curiosa. Domanda numero 19. Va bene se i ragazzi usano il rosa? Beh, dipende, il rosa che cosa? No, ok, scherzi a parte, questa battuta era veramente pessima, che poi non era manco una battuta, era più una sorta di rima, ma vabbè, lasciamo stare. Perché dovrebbe cambiarmi qualcosa? Cioè, perché noi ragazze non usiamo magliette blu, eccetera? Boh. 20ª domanda, guardi ancora i cartoni animati? No. Cioè, non tutti, dipende. Qualche volta mi è capitato, per esempio, di vedermi Simpson, di guardare Futurama, questi qua così, diciamo. Domanda numero 21. Qual è il tuo film preferito? In questo momento il mio film preferito è Uno spia al liceo di Miley Cyrus. Domanda numero 22. Dove nasconderesti il tesoro se ne avessi uno? Il tesoro, se ne avessi uno, lo nasconderei in banca. Perché mi sa che è il posto più sicuro dove tenerlo, forse. Domanda numero 23. Cosa bevi a cena? Semplicemente acqua. O qualche volta se c'è la birra. Domanda numero 24. In cosa immergi i chicken nuggets? I chicken nuggets non li immergo in niente perché non mi piacciono. Domanda numero 25. Qual è il tuo cibo preferito? Il mio cibo preferito è esattamente la lasagna. 26. Che film guarderesti più e più volte? Sicuramente più e più volte guarderei Titanic, dato che mi è già successo. L'ultima persona che hai baciato / che ti ha baciata? Nessuno. 28. Sei mai stato un boy / girl scout? No, e non credo lo farò mai. Domanda numero 29. Poseresti mai nudo per una rivista? No. Numero 30. Quando è stata l'ultima volta che hai scritto una lettera a qualcuno? Probabilmente ero in quinta elementare ed era una di quelle lettere che si fanno per gli auguri di Natale, Pasqua o cose del genere. 31. Sai cambiare l'olio di una macchina? In realtà non lo so perché non ci ho mai provato, quindi probabilmente no. 32. Hai mai ricevuto una multa per eccesso di velocità? Al momento ancora no, dato che non guido. 33. Mai rimasto senza benzina? Ancora no. 34. Panino preferito? Qualsiasi tipo di panino che abbia un hamburger, insalata e roba in mezzo. Quindi non ho un panino preferito, diciamo così. 35. La cosa migliore da mangiare a colazione? Probabilmente un bel cornetto a crema, secondo me. 36. A che ora vai a dormire? Dormo all'orario dei bambini piccoli, ovvero alle 10. Cioè sì, io alle 10 già sto dormendo perché c'ho un sonno pazzesco. 37. Sei pigro? Sì, su molte cose sì, su altre no. Quindi sono una mezza pigra, diciamo. 38. Quando eri un bambino, da cosa ti vestivi ad Halloween? Ad Halloween mi sono vestita in diversi modi. Una volta da strega, un'altra volta da cowboy, un'altra volta da scheletro, un'altra volta da non mi ricordo che cosa. Magari qualche volta pure da zombie. E sì, ho fatto un bel po' di costumi, diciamo. 39. Qual è il tuo segno zodiacale cinese? In realtà, prima di leggere queste domande per la prima volta, non ne avevo la più pallida idea che esistessero dei segni zodiacali cinesi. Però, andando a guardare, sono serpente. Domanda numero 40. Attenzione. Allora, quante lingue sai parlare? Io so parlare, diciamo, l'italiano, il napoletano, che è considerata una lingua, quindi mi dispiace, napoletano è una lingua, l'inglese, il francese e il tedesco, quindi al momento siamo a 5. 41. Hai abbonamenti a riviste? No, perché non leggo riviste. 42. Meglio i Lego o i Lincoln Logs? Direi i Lego, dato che ne ho parecchi anche, tipo... Ce ne sono alcuni giochi costruiti sulle mensole che magari qualche volta vi farò vedere. 45. Hai mai guardato soap opera? No. 46. Hai paura dell'altezza? No. 47. Canti in macchina? Ovviamente sì, come tutti i comuni mortali. Chi è che non si è fatto un bel concerto in macchina? Cioè, penso nessuno. 48. Canti sotto la doccia? Sì, ovviamente il mio palcoscenico, faccio dei veri e propri concerti. 49. Balli in macchina? Direi che muovo le braccia più che altro, perché ballare mi sembra un po' difficile siccome sto seduta, sai. Quindi sì, dai, diciamo di sì. 50. Hai mai usato una pistola? Certo, sempre. Le pistole a piombini, quelle a gas. Sì, ho usato parecchie pistole e anche di parecchie misure diverse. 51. L'ultima volta che un fotografo ti ha fatto un ritratto? Se per ritratto intendete uno di quei disegni, penso mai.
Se invece per ritratto intendete un bel primo piano, penso a Carnevale quando ero più piccola. 52. Pensi che i musical siano ridicoli? Non penso che siano ridicoli, ma non è il mio genere di cosa da vedere, quindi non li guardo e basta. 53. Il Natale è stressante? Sì, perché devi capire che regalo fare a tua madre. Ed è complicato perché è già tutto, non lo sai, cioè non glielo puoi fare il regalo perché ha già tutto, quello ce l'ha, quell'altro ce l'ha, quell'altra cosa ancora ce l'ha e quindi boh. Cioè, il mio cervello a Natale fa puff. Mai mangiato un pierogi, dei ravioli polacchi? No, e non so nemmeno che cosa sono in realtà. Scusatemi, vi prego, non mi ammazzate se è qualcosa che vi piace parecchio. 55. Torta di frutta preferita? Direi la cheesecake, che in più che altro è una torta al formaggio che però sopra ha la marmellata. O almeno io ci metto la marmellata alle fragole, oppure al lampone, oppure ai frutti di bosco. 56. Che lavoro volevi fare da piccolo? Da piccolo volevo fare l'avvocato. Sì, già, l'avvocato. E poi adesso invece mi ritrovo a fare il turistico perché voglio viaggiare per il mondo e conoscere più lingue possibili. Bello. 57. Credi ai fantasmi? Finché non ne vedo uno, no. 58. Hai mai avuto la sensazione di déjà vu? Sì, mi capita spesso ed è una sensazione davvero orribile perché una cosa che ho fatto in quel momento mi sembra di averla già fatta e quindi sono un attimo stressata con me stessa. 59. Prendi vitamine giornalmente? Non più, però una volta ho preso per un periodo di tempo delle vitamine per gli occhi, per la vista. Adesso appunto non le prendo più. 60. Indossi le pantofole? Sì, indosso le pantofole, sono anche molto carine con dei cuffetti sopra. 61. Indossi un accappatoio? Ovviamente sì, quando mi faccio la doccia ed esco appunto indosso l'accappatoio. 62. Cosa indossi per andare a letto? Il mio semplicissimo pigiama che è appeso, non è appeso lì perché era sporco, quindi adesso ne devo prendere uno pulito stasera. 63. Primo concerto? Ancora non ne ho visto nessuno dal vivo. 64. Carrefour, Auchan e Bennett. Auchan? Ocean. Nike o Adidas? Adidas. Patatine o Fonsis? Entrambe, però se proprio devo scegliere patatine perché comunque ci sono più gusti. 67. Noccioline o semi di girasole? Semi di girasole. 68. Mai sentito parlare del gruppo Tres Bien? Tres Bien? Ok, non avevo notato che la pronuncia era francese. No, e non so neanche chi sono. 69. Hai mai preso lezioni di ballo? No, perché non mi piace il ballo in generale. Cioè, mi piace muovermi, eccetera, così a caso, ma non ballare veramente. 70. Che lavoro vuoi che faccia il tuo o la tua futura coniuge? In realtà basta che sia miliardario e mi accontento, cioè puoi fare il lavoro che vuole lui. Sai arricciare la lingua? Più o meno sì, direi, credo. 72. Hai mai vinto una gara di spelling? Direi di no perché non ho mai partecipato a una gara di spelling. 73. Mi pianto perché eri felice? Probabilmente sì, piango spesso di gioia dalle risate. 74. Possiedi dei dischi? No. Possiedi un giradischi? Nemmeno. 76. Brucio incenso regolarmente? No, perché non sono in chiesa in realtà. 77. Mai stato innamorato? No. 78. Chi vorresti vedere in concerto? Probabilmente Miley Cyrus. 79. Quando è stato l'ultimo concerto che hai visto? Nessuno, perché non sono mai stato a un concerto dal vivo. 80. Tè caldo o tè freddo? Preferisco il tè freddo al limone. 81. Tè o caffè? Preferisco di gran lunga il caffè. Sono una caffenomani maledetta. 82. Zucchero o Snickers Doodles? Biscotti alla cannella? Direi zucchero. 83. Sai nuotare bene? No, non so nuotare per niente. 84. Sai trattenere il respiro senza tappare il naso? Sì, ovviamente, non ci vuole molto. 86. Ok, basta, smetto. 85. Sei paziente? Sì, ma fino ad un certo punto. 86. DJ o band ad un matrimonio? Direi DJ. 87. Hai mai vinto un concorso? Al momento diciamo che non ho proprio vinto un concorso, quindi non sono arrivata in prima posizione, ma comunque partecipai quando ero più piccola e stavo tipo in seconda o slash terza media, adesso non ricordo di preciso, partecipai a un concorso di poesia e la mia poesia finì in un libro. E quindi direi che più o meno l'ho vinto anch'io quel concorso, dai. 88. Avete mai fatto un intervento di chirurgia plastica? No, e non ho intenzione di farne uno. 89. Quali sono le olive migliori? Nere o verdi? Direi le verdi, anche perché le nere sono marostriche. 90. Sai fare la maglia in uncinetto? No, e non ci tengo. 91. Stanza migliore per un camino? Probabilmente un salotto o un bel soggiorno. 92. Vuoi sposarti? Probabilmente sì, in futuro, forse. 93. Sei sposato? Da quanto tempo siete sposati? Non sono sposata. 94. Qual è stata la tua cotta alle superiori? Al momento ancora nessuno. 95. Piange e fai capricci fino a quando non ottieni quel che vuoi?
No. 96, e figli? No. 97, vuoi bambini? Al momento no. 98, qual è il tuo colore preferito? Non ho un colore preferito preciso, però diciamo che il nero, il fucsia tra parentesi viola, tipo questo colore che vedete qua sullo sfondo, mi piacciono. E poi vabbè, il rosso. 99, ti manca qualcuno in questo momento? No. 100, chi? Nessuno. Ok, direi che questo video sulle 100 domande che nessuno osa farmi può anche finire qua, anche perché sto registrando da mezz'ora e quindi probabilmente il video verrà almeno di una ventina di minuti lungo, perché altrimenti non so come poterlo tagliare, dato che la maggior parte del video sono le risposte alle domande. Allora, se volete anche voi fare questo video, ovviamente fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Se volete, magari nel video che fate citatemi, perché ne sarei davvero felice. Inoltre vi lascio tutte le domande scritte qua sotto nella descrizione, quindi mi raccomando, date un'occhiata alla descrizione, guardatela fino in fondo, seguitemi su Instagram se non lo fate già, mi chiamo @notirene. E niente, ovviamente seguitemi anche dalle altre parti, perché metto molte cose carine che potrebbero interessarvi. E niente, detto questo ragazzi, io spero che questo video sia piaciuto. Se così è stato, vi lascio un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'hai fatto. E noi ci rivediamo nei prossimi video, nei prossimi giorni. Bella!